Oggi siamo a Catanzaro. A Catanzaro siamo venuti ad incontrare un eminente collega, un caro collega, Bruno Gemelli. Lo incontriamo non come giornalista, ma come una, diciamo, cronista. Come cronista, ma in realtà come grande penna, come scrittore. Bruno ci regala sempre a cadenze ormai, diciamo, biennale. Biennale, delle chicche molto belle. Solamente che il libro L'ultima fatica del collega, dell'amico Bruno Gemelli, è questo libro che io vi invito innanzitutto a comprare, perché vi posso garantire è veramente un libro che si legge tutto d'un fiato, perché c'è la suspense tipica del giallo. Il libro si intitola appunto Lo strano delitto, con la prefazione di Lo Palanca, perché sì. Lo Palanca sostanzialmente 2 anni fa aveva fatto, diciamo, un libro sulla stessa vicenda. Qual è la storia? La storia riguarda l'omicidio rimasto impunito 50 anni fa di un noto dirigente comunista di Catanzaro. Si chiamava Luigi Silvo, un comunista di livello, un comunista, diciamo, che ha lasciato un pezzo di storia importante, non solo partitica ma anche sindacale, nella storia del Partito Comunista di questa città. Insomma, una sera di aprile del 1965, di ritorno a casa, viene fatto diciamo oggetto di, mi pare, un caricatore di una 765 intero. E insomma, questo comunista viene ammazzato così, questo dirigente comunista. Ipotesi, tentativi, diciamo, nel corso di questi anni di lasciare tutto nell'oblio, poi nuovi interrogativi, insomma è una vicenda che nell'arco di 50 anni su una cosa ha accompagnato, un denominatore comune ha accompagnato chi l'ha tirata fuori e ha cercato di dibattere, una certa, diciamo, come dire, quasi imbarazzo da parte dei dirigenti successivi, anche quelli postumi, che su questa vicenda di Luigi Silvo non vogliono parlare. Tentai di ricostruire una trasmissione televisiva, Bruno lo intervistai in quell'occasione, andammo insieme alla presentazione del libro di Lo Palanca, dove assistemmo a un sipario che lotte intestine riemersero di colpo nel corso di un convegno di presentazione del libro. Invece Bruno, tu ritorni su questa vicenda, ritorni in questa vicenda anche con particolari inediti, diciamo. E ricostruisci gli articoli di stampa, ricostruisci posizione, vai a fare delle interviste, insomma, addirittura hai tirato fuori, mettendo in sequenza quasi almeno una decina di moventi che avrebbero potuto essere alla base di questo omicidio. Intanto, Bruno, cominciamo a mettere un punto, perché su un punto ogni volta c'è grande confusione. Chi era Luigi Silvo, soprattutto diciamo, che livelli arrivò all'interno del PC, e soprattutto chiariamo una volta per tutte, c'erano due Luigi Silvo, con due percorsi politici separati. Quali? Sì, ecco, una curiosità di questa vicenda è che all'inizio mi fece sbandare, perché esistevano due Luigi Silvo. Il più anziano era stato eletto nel Fronte Popolare, era un professore di Catanzaro, era stato eletto nel Fronte Popolare, e poi a un certo punto gli venne una crisi mistica, abbandonò il PC, si trasferì a Roma e niente, scrisse dei libri molto importanti e si chiamava Luigi Silvo, diciamo. Il nostro invece è Luigi Silvo, quello del libro, però ci sono poi dei collegamenti tra i due. Non c'era una parentela, non sappiamo niente, perché c'era poi una differenza di età. Comunque il nostro Luigi Silvo invece era figlio di un noto gioielliere catanzarese.
e lui era nato a Napoli, non so per quale motivo, evidentemente la famiglia si trovava in quel momento a Napoli, aveva fatto gli studi di medicina a Napoli, era arrivato sino al quarto anno, poi abbandona gli studi di medicina e si sa che fa la campagna di Russia nel giugno del 41. E c'è un aneddoto raccontato da un testimone che ritorna a casa con la barba e neanche la madre lo riconosce, e nel viaggio di ritorno lo fece con un notissimo personaggio che vive adesso credo in Emilia, il professore Giovanni Mastroianni, che ha insegnato al liceo classico Gallupo, Galluppi è stato professore di Franco Piperno, di Gianni Amelio, per dire, diciamo. No. E poi, un anfilone di pensiero, una corrente di pensiero. E poi, diciamo, il professore Mastroianni ha concluso la sua attività didattica insegnando all'Università di Cosenza. E lui quindi era ufficiale dell'esercito, giovanissimo. E si sa un'altra cosa, e questo si sa perché lo scrive Renato Mantelli, che all'epoca era corrispondente del Corriere della Sera da Catanzaro, e lo scrive anche Lamberto Furno, che era l'inviato speciale della Stampa, che era fra l'altro era il migliore quirinalista della Stampa. E poi ci sono altri testimoni. Che cosa dicono, che cosa aggiungono rispetto alla sua esperienza con le stellette? Che a un certo punto viene distaccato ai servizi segreti dei carabinieri, il SIM, il famoso SIM, servizio di informazione riservato. Esatto, ecco. Un servizio molto delicato e molto importante. Delicato. Però quindi, lo dicono due giornalisti seri, importanti, di due testate. Secondo me erano durante la ricostruzione. Dobbiamo, come dire. Quindi, per esempio, questo è un fatto inedito sì, rispetto al passato. Questi due giornalisti, sì, eminenti giornalisti nazionali, quindi con le fonti, diciamo, sicuramente verificate, l'hanno scritto. E io lo riporto, diciamo, con noi. Questo libro è riportato, questo è il primo aspetto. No, noi scopriamo a un certo punto che subito dopo la guerra questo ufficiale, Luigi Silipo, viene distaccato dai carabinieri e entra in un servizio di informazione riservata. Però non si sa quanto rimane. Sta di fatto, quindi questo sarà accaduto tra il 41 e il 42. Sta di fatto che il 1943 lui si iscrive al Partito Comunista Italiano ed ha una carriera folgorante, perché viene eletto nel Comitato Centrale. Allora, per entrare al Comitato Centrale era la crema, diciamo, intellettuale. Era veramente il massimo. Viene eletto nel 1956 e nel 60, quindi nel nono e nell'ottavo congresso del partito. Viene eletto nel Comitato Centrale, quindi già, come dire, è a un livello altissimo. E a Catanzaro, quindi non era un personaggio locale, era un personaggio di un livello, diciamo, regionale e interregionale. E qui svolge la sua attività, è segretario provinciale, è redattore di diversi giornali comunisti. Poi a un certo punto c'è una sorta di parabola un po' discendente, nel senso che, pur rimanendo un dirigente, diciamo, di altissimo livello, viene spostato dal Partito Comunista e gli viene data la carica di segretario regionale dell'Alleanza Contadina, che era un'organizzazione vastissima per il Partito Comunista. E lui è il segretario. Su questa sigla il senatore Poerio, costruì la sua carriera. Esatto. Diciamo. E infatti, quando è stato ucciso, era in carica come segretario regionale dell'Alleanza Contadina. Ma forse conviene raccontare l'ultima giornata in vita di Luigi Silipo. Sì, io però una sola cosa ti voglio, che poi tu me la farai come riflessione, perché insomma io, che diciamo non sono nascosto che vengo da una militanza del PC passata, ci fu tutta una vicenda che riguardò il PC, e cioè che poi in qualche modo fu anche rivelata, diciamo, dopo che Cossiga, picconando, rese noto la Gladio e tutte queste questioni. Il PC al suo interno aveva infiltrati diversi informatori della CIA e dei servizi segreti italiani. Questa chicca che tu offri in questo libro, insomma, apre veramente a scenari suggestivi. Certo, non abbiamo conferme, però la dobbiamo per forza
collocare anche dentro un meccanismo del genere, cioè molti servizi di intelligence infiltravano il PC e alcuni, diciamo, si rivelarono nel corso dei anni informatori della CIA ad altissimi livelli, qualcuno diventò anche parlamentare della Repubblica, fu pubblicata una lista, diciamo, in quegli anni, diciamo, dove si, poi si, ci furono smentite eccetera eccetera, ma c'erano rapporti dei servizi. Tu, però, su questo hai fatto una riflessione su questo? Allora, sì, l'ho fatta, però diciamo che la vulgata generale di tutti quelli che hanno scritto e ho raccolto testimonianze parlano di una figura limpida. E quindi ne devo prendere atto, però ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione. Un testimone mi ha raccontato che Silipo faceva parte dell'organizzazione Montezemolo. Cos'era l'organizzazione Montezemolo? Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo era a capo della difesa di Roma, era un badogliano e fu ucciso dai fascisti ed è diciamo seppellito, è uno dei morti, dei martiri delle Ardeatine. Quindi diciamo Montezemolo era un antifascista e quindi al riparo da quindi da eventuali, e pare che Silipo facesse parte di questa organizzazione, non lo sappiamo, non ci sono prove. Ma è una riflessione, potrebbe essere anche una risposta alla tua osservazione. Qua siamo sul campo delle ipotesi, e non quindi ci sono... le prendiamole per così, come ci vengono tramandate dalla testimonianza orale di chi ha voluto parlare, perché poi bisogna dire che nessuno ha voluto parlare. Praticamente, questo è l'altro elemento. Insomma, c'è una sorta di fastidio. Io ho parlato, cioè ho avvicinato decine e decine di persone e i vecchi dirigenti del partito, insomma, su questa cosa non vogliono parlare. Tu mi dicevi, parlare di questa ultima giornata di Silipo. Sì, è molto importante l'ultima giornata, perché? Per farla breve, lui la mattina del 1° aprile va in ufficio, il pomeriggio decide di andare al cinema, viene raggiunto da una telefonata che gli dicono di raggiungere la segreteria regionale del partito perché c'era una riunione. Lascia il cinema e va alla riunione alla sede del partito regionale, che era a Catanzaro, e c'è una riunione alle 6 a cui partecipano Luigi Silipo, Alfredo Reichlin, membro inviato da Roma, Franco Calamandrei, il figlio di Piero Calamandrei, il segretario regionale Giovanni Di Stefano, l'onorevole Franco Politano e Mario Tornatora, che è l'ultima persona che lui... Politano, se non sbaglio, doveva essere o membro della segreteria membro della segreteria regionale. Quindi una riunione di vertice, questi erano i vertici del PC di allora, i vertici regionali. Questa riunione si protrae dalle 6 alle 8 un paio d'ore, dopodiché la comitiva, diciamo, va a mangiare al ristorante a Piazza Roma il 21R. La cena finisce verso le 10, 10:11, e accompagnano Reichlin e Calamandrei all'albergo moderno, c'era l'albergo moderno, e la compagnia si scioglie. E Silipo va in via Deriso, prende la macchina accompagnato da Maria Tornatora, fanno un salto ad un tabaccaio per comprare le sigarette e guadagno la strada del ritorno. Silipo abitava nel centro storico, nella via Maddalena. A un certo punto, arrivata la Maddalena, Tornatora scende e se ne va a piedi perché abitava a 100 metri. E Silipo posteggia la macchina, si avvia verso l'uscio, a metà strada, questo è un raggio di 50 metri, viene raggiunto da 7 colpi di pistola. La cosa strana, tra le cose strane, è che siccome Silipo era un abitudinario, si ritirava ogni sera alle 8:30, lui abitava con la madre e con la sorella, e quella sera si ritirò a mezzanotte perché l'omicidio avvenne 5 minuti prima della mezzanotte. Quindi 5 minuti prima dello scaccare della mezzanotte. Quindi i killer come facevano a sapere l'orario?
l'orario, l'hanno pedinato. Che cosa è successo? Quindi, cioè, anche questo, anche questo lascia molto, diciamo, sì, in una situazione, sì, dove certamente non esistevano telefonini o, sì, possibilità, sì, di avvisarsi. Sì. Insomma, questo, e poi, qui, tra l'altro, la piazzetta era illuminatissima quasi a giorno, quindi non era al buio. Quindi, voglio dire, un killer o più killer non passavano inosservati ad aspettare in quella piazza. Lui viene, anche, sì, tu ricostruisci il fatto perché dici che ti accompagna il medico legale proprio sul posto. Insomma, le prime cose, le prime versioni parlavano che era stato ucciso sull'uscio di casa. No, in un'aiuola. Nell'aiuola antistante. Sì, il medico legale che visionò il cadavere mi ha portato sul posto e mi ha fatto vedere. Tra l'altro tu mi dici, c'era una riunione, quindi l'omicidio, quando ci fu l'omicidio, c'erano in città questo Calamandrea e anche Reichlin. Sì, certo. Certo. Ecco, dopodiché, insomma, Bruno, viene assassinato. Cosa succede nelle ore successive? Ti dico subito. Intanto bisogna dire che a Catanzaro non c'è né una strada, né una lapide, niente. E questo è uno degli elementi. I funerali si svolgono al cimitero. Le onoranze funebri viene tenuta per il PC da Gennaro Miceli, che ha, nel suo discorso adombra la possibilità, un legame. Ricordiamo, Miceli era un autorevole, allora, bisogna ricordare, del PC. Allora, all'epoca Catanzaro aveva due parlamentari, un deputato Gennaro Miceli e un senatore Luca De Luca. Gennaro Miceli era un deputato di altissimo livello, perché era il vice di Togliatti alla Camera, quindi praticamente. Stiamo parlando nella dinamica del PC, era veramente il vertice del vertice. Il vertice del vertice. Quindi l'onoranza del funebre la tiene Gennaro Miceli, il quale, come dire, lancia un anatema per la vertenza che all'epoca c'era in corso con i consorzi di bonifica, esatto, di Lamese. Lo sfondo. Scandalo consorzi di bonifica, sì, che, sì, tu adesso ci, sì, riassumerai brevemente, e l'altra vertenza sindacale. Cominciamo da qui. Vabbè, cosa era successo ai consorzi di bonifica della Mezzi? Era scoppiato uno scandalo e la magistratura stava indagando. Certo. E il PC, naturalmente, c'era una lotta fortissima con la DC all'epoca, no? Si rimpallavano. Però non più di questo. Comunque, nel suo comizio, Miceli, come dire, fa un cenno. Poi lì parlano Bruno Dominiani per il Partito Socialista e Piccioni per il PCU, Pallero Generale. Una settimana dopo il caso quasi si chiude, nel senso che non c'è più un eco generale. Il PC, la versione ufficiale del PC, che è una vicenda privata, e quindi si chiude. Naturalmente gli investigatori, il ministro Taviani invia un ispettore, indagano polizie e carabinieri, si privilegiano alcune piste private e ci sono una serie di querele e controquerele. Ecco, queste querele da dove partono? Allora, perché a un certo punto l'ispettore mandato da Taviani, De Simone, fa una conferenza stampa e dice che Silipo era anormale, senza spiegare come. La famiglia lo querela e quindi loro, poi la polizia ritratta, diciamo. E si chiude, diciamo, il 1965, tra, insomma, una serie di ipotesi, le più varie, un mazzo di chiave che scompare, si setaccia tutta la vita privata e non esce nulla. E il capitolo è chiuso. Riscoppia 17 mesi dopo. Perché? Cioè, nel 1965. Sì, il fatto succede il 1000 aprile del 65. Riscoppia nel settembre del 66. Che cosa succede nel settembre del 1966? Il senatore del collegio Luca De Luca fa una dichiarazione in cui dice: guardate che il delitto Silipo è maturato negli ambienti del PC, non che accusa il PC dell'omicidio, però lo dice, loro sanno. Naturalmente scoppia il fine mondo e tutti i giornali nazionali mandano gli inviati speciali
il Corriere della Sera manda Alfonso Amadeo, che era il numero uno. Quindi a distanza di 17 mesi si riaccende, il bordello mediatico. Questa volta esplode, perché gli inviati speciali mandati dai grandi giornali del Nord, anche l'Unità mandò Geremic, il padre dell'attuale Geremic, a Gazzetta del Sud mandò Biagio Belfiori, che era il numero uno, tutti. È stato a Catanzaro un mese, diciamo. Naturalmente il Partito Comunista, però ecco, bisogna anche aggiungere che De Luca lancia il sasso e nasconde la mano, nel senso che non dice poi. Non esplicita. E a questo punto si aprono due, anche lì, delle ipotesi. È un millantatore, è stato minacciato. C'è un episodio un po' inquietante, che lui poi si trasferisce a Roma e si sa che una volta una macchina ha tentato di investirlo, però anche questo ragioniamo nelle ipotesi. E il Partito Comunista passa al contrattacco. L'allora direttore dell'Unità, Mario Alicata, scrive un editoriale, e lui, Mario Alicata, morirà due mesi dopo, scrive un editoriale per attaccare De Luca. Una prima pagina che tu metti proprio in copertina. Come copertina del libro. Viene in grao a Cosenza, Luigi Longo diventa capolista in Calabria perché c'erano le elezioni, fa un tour, parte da Spezzato Albanese, poi viene a Cosenza, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, quindi Luigi Longo sta 5 giorni per tamponare, perché voglio dire... Mediaticamente era un danno di immagine. La botta era forte. Anche perché chi accusava era un senatore della Repubblica. Sì. Poi è espulso con la motivazione che non aveva pagato le tessere. Una motivazione un po', diciamo... Ma questa è stata... era vero, ma questa è stata la motivazione ufficiale. Era difficile che il PC per il pagamento di una tessera, diciamo... Sì. Teniamo presente che De Luca era stato eletto senatore per 3 volte. Cioè, stiamo parlando di uno di un certo peso. Sì, diciamo. Quindi è stato senatore 15 anni. Tu però individuavi, poi insomma noi ricordiamo questo, vi lasciamo tante cose, diciamo, da approfondire, ma le cose che stiamo dicendo servono a suscitare la curiosità, che è veramente da approfondire, perché Bruno mette in sequenza una serie di fatti dove non può arrivare a delle conclusioni, però le mette in sequenza. Certo. Intanto hai messo in sequenza 10 possibili moventi. Sì. Diccele quali sono. Insomma, allora, c'è il movente privato di cui si sa, non si sa nulla, però ricordo. Era una personalità da questo punto di vista molto schiva, Luigi Silva. Sì, molto riservato, timido, molto serio, ne parlano tutti bene. Allora, il movente privato e il movente pubblico. Il movente privato si ricava dalle cronache dei giornali a 3 filoni, subfiloni. Poteva essere un delitto passionale, un delitto di affari, un delitto di lite, ma molto generico. Questo è l'aspetto privato. L'aspetto pubblico, anche questo si ricava dalle cronache dei giornali del tempo, ha altre subordinate. Il filone sindacale. All'epoca lui seguiva 2 vertenze molto delicate, Silipo, in quanto segretario regionale dell'Alleanza Contadina. Uno era la vertenza del Bergamotto a Reggio Calabria alla piana di Gioia Tauro. Infatti, 5 giorni prima di morire, Luigi Silipo scrive una lettera a Miceli chiedendo sostegno per un convegno che si doveva tenere a Reggio Calabria il 16 aprile, allora si chiamavano i capitolati agricoli, e praticamente chiede il sostegno del Partito Nazionale e anche dell'UDI, l'Unione Donne Italiane, perché le gelsominaie erano prevalentemente donne. E questo può essere diciamo, una pista, la pista sindacale del Bergamotto. Poi la pista dei consorsi di bonifici di Lamezia, quella che abbiamo detto prima, e siamo a 5. Poi altri 5 moventi ipotetici legati alla sua attività politico-trattino, diciamo, istituzionale, nel senso che lui era stato ufficiale dei servizi segreti, e questo potrebbe essere dei carabinieri. Poi c'è la pista cecoslovacca. Perché la pista cecoslovacca? Perché
l'Upalank, che sono quelli che hanno scoperto il caso, che è l'altro, l'altro gruppo di intellettuali che hanno indagato sulla vicenda. L'Upalank hanno intervistato una vecchia militante di Scilla, Annunziata Chirico, che dice, che parla del delitto Silipo legato a determinata attività cecoslovacca. E questo c'è un riscontro, perché a un certo punto, un giorno, il segretario regionale del PC va a prendere alla stazione ferroviaria di Catanzaro un dirigente del Partito Comunista Cecoslovacco, Fyodor Dragutin. Il fatto è vero e l'unità non lo nega. Ah, però dice che era venuto per turismo a Catanzaro, poco difficile, però insomma, accreditiamo, diciamo. Quindi questa pista cecoslovacca. Poi la pista cinese, perché all'epoca c'era quel grosso conflitto tra l'Unione Sovietica e la Cina per la supremazia, diciamo, intellettuale e culturale sul mondo, e qualcuno dice che, siccome i legami tra Silipo e De Luca erano molto stretti, a un certo punto De Luca, una volta espulso dal partito, si lega al partito albanese cinese del professor Aldo Pugliese di Spezzano Albanese. E Pugliese mi dice Pugliese mi dice che De Luca voleva dargli in sposa la figlia Alba. E poi, diciamo, i conflitti che c'erano all'interno del partito. E questo, diciamo, sì, diciamo c'erano, sì, dei conflitti. C'erano dei conflitti, intanto c'era il conflitto tra il Partito Comunista del Nord operaista e il Partito Comunista del Sud, che sognava ancora la rivoluzione agraria. Che poi non c'è stata. Poi c'erano i tre grandi filoni, quella di Ingrao, di Amendola e quella di Togliatti, e poi i conflitti che c'erano all'interno della Federazione di Catanzaro, con tutta una serie di fatti, ma sempre politici, che non hanno niente a che vedere con però fanno da scenario. Questo era lo scenario. Lo scontro interno, sì, poi nel PC le lotte erano intestine, difficilmente si percepivano all'esterno, specie negli anni 60, dove ancora, diciamo, la struttura era sovietica. Da qui a dire che c'erano dei legami ne corre, però io descrivo il clima, perché queste cose vengono riportate dai giornali del tempo, no? Quindi io, come dire, testimonio quello che si disse allora. Cioè, spunti in questo nuovo libro di Bruno, insomma, ce ne sono diversi, alcuni suggestivi, altri, diciamo, che potrebbero avere una sua diciamo, fondatezza, sì, da percorrere, però chiaramente uno scrittore, un giornalista indaga fino a che trova documenti. Poi mi pare, Bruno, che su questa storia, anche ormai sul piano giudiziario, giudiziario è tutto distrutto, cioè non ci sono grandi carte. No, che io sappia, allora il collega che è morto da poco, Salvatore Sant'Agata, mi disse che aveva in mente di scrivere la storia di questo. Si fece autorizzare dal presidente del Tribunale di Catanzaro, il presidente lo autorizzò, andò negli archivi, trovò la cartella, ma era vuota. Quindi anche questo, diciamo, non... è un altro, sì, diciamo, sì, curiosa, sì, circostanza, sì, perché, sì, insomma, ho cercato, la cartella c'era, sì, ma mancano le carte. Ho cercato nell'archivio di Stato, ma ho trovato poche cose. Atti parlamentari ci sono state all'epoca delle prese di posizione, e naturalmente non ho potuto guardare l'archivio della polizia e dei carabinieri, perché non ho trovato i canali. Questo uno bisogna regalare, perché là ci saranno sicuramente le famose annotazioni i rapporti riservati, ma non solo, ma secondo me qualche rapporto anche nei servizi segreti in una storia come questa che ha riguardato il Partito Comunista Italiano, qualche cosa. Ecco, diamo lo spunto, magari qualcuno davanti alle telecamere ci può dare un gruppo, possiamo inserire, perché questa vicenda ormai negli ultimi due anni è riscoppiata sotto forma letteraria, ma comunque, diciamo, è una vicenda che dopo 50 anni
non va solo sollecitata, ma insomma la curiosità è forte anche. Ed io non escludo che possa uscire qualcuno che mi dice: ma tu non hai capito niente, perché la storia è così, così. Ma d'altronde i libri e le indagini letterarie servono anche a questo, diciamo. Ma infatti, ecco, questo ci terrei a dirlo, questo libro non è un processo postumo, né un processo al Partito Comunista Italiano, non che ha grandi meriti. Non c'è dubbio, non c'entra nulla con questo, ma è un approfondimento storico, letterario, giornalistico, che appassiona tanti. Io sono tra quelli che mi sono appassionato, sto seguendo, diciamo, tutta l'evoluzione letteraria della questione. Per il resto altro non vi riveliamo. No. Bruno ha già presentato questo libro l'altra sera a Cosenza, alla libreria Ubic. Ci saranno sicuramente altre presentazioni. Ripetiamo, questa è una bella storia, una bella suggestiva storia. Io sono convinto che se ne potrebbe tenere fuori una sceneggiatura da fiction. Sì, è una sceneggiatura. Non è escluso che un pensierino del genere lo possiamo fare. Nel frattempo io, facendovi appello a comprare il libro, ringrazio Bruno. Ringrazio io. Per la disponibilità. Non gli chiedo quale pista lui, diciamo, per quale pista opterebbe, perché si tiene, diciamo, sul campo, le mani libere. Io lo ringrazio per questa ulteriore pagina di giornalismo e di letteratura che, come al solito, Bruno ci regala e regala ai calabresi. E per oggi l'inviato speciale vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci.